lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi vi parlo delle ultime letture che ho fatto quest'estate, insomma è un po' la parte 2 del video precedente e che spero vi possano interessare, ci siano dei titoli che possiate adocchiare quantomeno, o quantomeno tutti i miei deliri vi possono ispirare. Insomma, partiamo subito perché abbiamo 4 titoli di cui parlare in questo video e su diversi di loro bisogna ragionare. Il primo titolo di cui vi parlo è Senza ombra di Michele Monteleone e Marco Matrone. Questa è una graphic novel edita da Bow Publishing dedicata agli young adult, quindi ai ragazzi, e che secondo me è uno di quei titoli a cui è impossibile non affezionarsi, è impossibile non sentirsi rapiti quando la si legge. Una lettura davvero estremamente veloce e che mi ha affascinato molto, è stato molto divertente. La storia è quella di Tristan, che ha contratto un debito e per riscattare la propria ombra deve assolutamente raccogliere quelle che si chiamano antigemme, che si conquistano uccidendo creature magiche, demoni e cose di questo tipo. Una volta saldato il suo debito, Tristan potrà esprimere un desiderio, che ovviamente è quasi sempre quello di riavere la propria ombra, ma scoprirà di essere coinvolto in qualcosa di molto più grande, che c'è una minaccia che incombe su di lui e su quella che è la sua realtà. Allora, questa graphic novel è assolutamente adorabile, anche se la storia apparentemente può non sembrare, adesso io ve l'ho accennata, ma quando leggerete vi saprà un po' di già visto. Devo dire che non è assolutamente quello il punto forte della storia, anche se è divertente, avvincente e tutto. Scopriamo un'intimità, un percorso emotivo, che è quello che fanno i personaggi all'interno di questa storia, molto intenso e molto interessante. Poi anche davvero la parte grafica, cioè i colori, l'impaginazione e tutto sono molto dinamici, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, e tutta la narrazione, sia dal punto di vista stilistico che i dialoghi eccetera, riesce a seguire molto da vicino quella che è la narrazione. In pratica noi ci troviamo in spazi cupi quando ci sono scene drammatiche, quando ci sono scene d'azione invece balziamo con i colori, con le linee. Sia la narrazione che i testi sicuramente si strizzano l'occhio a vicenda. In più ci sono delle interruzioni dagli autori, questa metanarrazione che a me è piaciuto molto ed è estremamente divertente. Non è un personaggio macchietta di se stesso, non è un personaggio poco credibile, pur essendo in questo universo fantasy estremamente assurdo. E Senza ombra per me è stata una scoperta che sicuramente non avrei scelto magari da sola senza un po' una guida, ma ve lo consiglio tantissimo, lo consiglio anche se siete molto giovani perché vi rimarrà nel cuore. Poi veniamo a un libro che io non sono riuscita a finire, ma che secondo me è disastroso, e sto parlando di Ink di Alice Broadway, edito in Italia da Rizzoli. A me dispiace dirlo, nel senso che ho visto che c'è stato un grande lancio di questo libro, eccetera, eccetera, però questo libro è quella che io definisco una porcata. Scusate il termine con cui in maniera un po' aggressiva lo sto dicendo, nel senso che cerco di essere sempre rispettosa. Però questo dovrebbe essere un distopico, questo dovrebbe essere un libro che si fonda su un mondo a un ordine completamente ribaltato, che c'è un potere che opprime il popolo e che impone a tutti di tatuarsi addosso tutta la loro vita, tutti i loro segreti. Allora, l'idea di base potrebbe essere anche molto interessante, il problema è che noi seguiamo dei personaggi che in maniera volontaria si tatuano tutta la loro vita. Non svediamo mai, mai per tutto il libro scene di protesta, qualcuno che cerca di evitare di essere tatuato, eppure è su base volontaria il tatuaggio, non è che ogni giorno tutti vengono costretti a tatuarsi qualcosa. E questa idea, secondo me, è totalmente fallimentare, perché com'è possibile che noi non vediamo mai la rivolta? Com'è possibile che noi non percepiamo mai la tensione, qualcuno che cerchi di andare contro il sistema, finché la nostra protagonista, Mary Sue, non decide di fare una cosa che, guarda caso, potrebbe riuscire a fare solo perché è sempre del gran culo. Cioè, detto come va detto, ci sono quelle coincidenze, quelle
situazioni, ah va, guarda, entra, non c'è nessuno, ma guarda caso, porca miseria. Io non sono riuscita a finirlo perché mi sentivo molto presa in giro e sarà che essendo una persona tatuata non riesco a vedere nel tatuaggio l'idea di andare da una persona forzatamente, se uno ha paura degli aghi, se uno non vuole quel soggetto, se, soprattutto se uno ha dei segreti, ma perché dovrebbe andare lì tranquillamente? Perché non nessuno segnala che è stata infranta la legge dal punto di vista di tatuaggio? Cioè non ha senso, tutto sto libro non ha senso, si basa su un concetto che non ha senso. Quindi, se volete leggere una montagna di concetti totalmente attaccabili, io ve lo consiglio, farvi due risate, ma neanche perché non è neanche divertente, cioè non è neanche... Ok, quindi io l'avevo letto, l'ho abbandonato, non ve lo consiglio neanche sotto tortura. Il prossimo libro di cui vi parlo è un libro che ho ricevuto da Edelweiss, del quale dovevo fare una recensione, sto parlando di The Strangers, di Margaret Peterson Haddix. Adesso vi parlo anche delle mie cose buffe, delle cose che... Avevo capito che questo fosse in realtà il nuovo titolo della scrittrice di A Wrinkle in Time. Ma non avevo letto il nome dell'autrice, quindi l'ho richiesta e me l'hanno mandato. In realtà ho fatto benissimo a leggere perché secondo me è una lettura estremamente carina. È un middle grade, segue la storia di tre fratelli, Chess, Emma e Finn, che hanno età diverse, il più grande ha 13 anni, e che un giorno tornando da scuola scopriranno che alla TV ci sono tre bambini molto simili a loro, con i loro stessi nomi, che sono ricercati in tutti gli Stati Uniti. Cercando di chiedere spiegazione alla madre, si ritroveranno in una situazione molto confusa. In questa situazione molto confusa, la madre, invece che dargli spiegazioni, li parcheggia da quella che sarebbe la loro babysitter per motivi di lavoro e quindi scompare. Il problema è che scompare davvero, nessuno di loro riesce più a rintracciarla. Tornando nella loro casa, con la scusa di dover dare da mangiare al gatto, scoprono una stanza segreta e da lì si aprirà un'avventura gigantesca. Devo dire che in realtà da questo middle grade devo dire che sono stata estremamente rapita, perché circa il 75% di questo libro è molto teso, è veramente una scoperta dopo l'altra, è un susseguirsi di situazioni, what the fuck, è un susseguirsi di equivoci, di scoperte. Noi abbiamo comunque un punto di vista di bambini, perché abbiamo Phil che ha 7 anni, Emma che ne ha 10 e Chess che ne ha 13, quindi vediamo e percepiamo proprio una storia dal loro punto di vista, ma in maniera brillante, secondo me, non vengono resi stupidi, e la nuova giunta alla banda che cercherà di scoprire dove è finita la madre, perché la madre li ha abbandonati, perché in TV ci sono questi bambini che assomigliano a loro, ma non sono loro e hanno i loro stessi nomi. Chi sono? La loro scoperta li porterà veramente in un universo assurdo e se ne vedono delle belle. Gli ho dato 3 stelline e mezzo perché, come vi dicevo, il 75% della parte iniziale è assolutamente credibile, è molto intenso ed è una lettura molto scorrevole perché c'è questa avventura, è come un meccanismo che stai cercando di mettere in moto e piano piano riesci a sbloccarne tutte le parti, no? Il problema è che quando poi arriviamo alla seconda parte, tutto diventa davvero molto meno credibile, più confuso. Sembra quasi che sia stato chiuso in fretta proprio per arrivare al secondo, o comunque con un'idea un po' più abbozzata che magari verrà rielaborata in seguito. E io ho fatto veramente più fatica a concluderlo e ero molto stupita mentre lo stavo leggendo perché invece la prima parte secondo me è molto molto alta anche per un libro middle grade, davvero estremamente avvincente. La narrazione presenta infatti tre punti di vista diversi, quelli dei tre fratelli, e la cosa estremamente interessante del libro è che noi li vediamo caratterizzati molto bene, pur essendo un middle grade, perché seguiamo il loro punto di vista, le loro sensazioni. Ognuno parla di quella che è la propria realtà, il loro punto di vista della storia, cioè Finn, che è il più piccolo, si sente sempre come se gli stessero nascondendo delle cose, come se venisse considerato e sminuito. Chess, il grande, sente invece esattamente il contrario, la responsabilità di dover spiegare ma anche proteggere i fratelli e dover comunque risolvere il problema e tutto quello che comporta questa storia. E Emma invece è quella sveglia che non vorrebbe mai ritrovarsi lì, ma che si trova costretta a dover ricorrere a tutta la sua intelligenza, a tutte le sue capacità per riuscire a saltare fuori da questa storia.
Quindi The Strangers, devo dire che mi ha stupito in positivo, è stata una piacevolissima lettura, mi aspettavo molto di meglio dal finale, quindi non riesco a dargli più di 3 stelline, 3 stelline e mezzo, ecco. Però diciamo che questo è più perché io devo leggere nel dettaglio cosa dicono le richieste di recensione, porca miseria, invece che pensare che fosse il nuovo Wrinkle in Time. Niente, io ve lo consiglio abbastanza se volete una lettura leggera e più orientata su un middle grade invece che su uno young adult. E ora invece vi racconto The Gentleman's Guide to Vice and Virtue di Mackenzie Lee, e che io ero pronta ad amare e invece non ho sopportato. Gentleman's Guide racconta la storia di Monty, ovvero un piccolo ereditiere che proviene da una famiglia benestante, che però è più impegnato ad andare alle feste e a sbronzarsi tutte le sere che a occuparsi di quello che sarà il proprio futuro, dei propri studi, è stato buttato fuori da Eton, eccetera. E particolarità molto evidente in questa storia e molto poco realistica in questa storia è che è gay, apertamente gay, anche se in famiglia hanno cercato di nasconderlo per salvare la faccia, ed è segretamente innamorato di Percy. Monty, insieme a Percy e alla sorella, decide di intraprendere un viaggio di un anno dopo essere stato buttato fuori da Hilton in giro per l'Europa, e dovrebbe essere proprio il massimo del divertimento e delle goliardie in giro per il mondo. Ma il padre di Monty, molto preoccupato dopo l'ultima figura che ha fatto fare alla sua famiglia, decide di affidargli un tutore che dovrà guidarlo ed evitare che i ragazzi facciano danni, e sarà molto rigido verso di loro, gli impedirà di bere, gli impedirà di andare alle feste, di avere comportamenti sconci, potremmo dire. I ragazzi cercano di sottovalutare questo aspetto, ma una volta arrivati in Francia scopriranno che è molto più dura di quello che pensano, e si ritroveranno invischiati invece in un mistero che li metterà a dura prova, perché troveranno un oggetto del quale non dovevano proprio appropriarsi senza saperlo, e inizieranno a essere inseguiti da un sacco di persone misteriose. E da lì inizierà proprio la vera avventura, e da lì è l'inizio del libro. Allora, a me non è piaciuto, sono sincera, però ve ne volevo parlare perché era uno dei titoli che invece avevo grande voglia di leggere già dall'anno scorso. Mi sembrava una storia leggera, LGBT friendly, e che trattasse in maniera molto veloce, molto leggera, senza appesantire troppo gli argomenti, della diversità. Devo dire che se mi aspettavo una storiella divertente in giro per l'Europa, un po' d'amore, eccetera, eccetera, non ho avuto questo. Ha la presunzione di buttarsi sul giallo a un certo punto, ma il problema è solo uno. Noi seguiamo questo protagonista che è difficile da apprezzare, perché Monty è un po' il giovin signore di cui vi parlavo nel vecchio video, ma assolutamente detestabile. Quindi l'empatia verso questo personaggio è difficile. Ma la cosa che a me ha infastidito di più è proprio la totale inaccuratezza storica, l'impossibilità della creazione di questa narrazione in questo contesto storico. Anche la questione LGBT, vista in maniera così aperta nella società inglese di quell'epoca, la trovo totalmente irrealistica, totalmente fuori luogo. E in generale è un libro che sì, cerca di trattare del tema della disabilità, dell'omosessualità, comunque in generale dell'orientamento sessuale, del razzismo, dell'omofobia, eccetera, eccetera, di tanti temi, ma lo fa in una maniera così superficiale che diventa estremamente fastidioso, o almeno per me lo è diventato. Quello che poi contesto è che suona davvero molto poco autentico e molto poco realistico, tutto sembra poco sincero dentro il libro, perché tutto avviene per un colpo di fortuna. Guarda caso si ritrovano ogni volta ad avere delle interazioni con personaggi che li aiuteranno a procedere nel corso dell'opera, che però si trovano lì al momento giusto, nel punto giusto, e non fanno domande e li aiutano. Sempre, non è possibile, insomma. Poi, non parlano nemmeno francese, trovano tutte persone che dovrebbero essere in difficoltà nei loro confronti, invece no, a quanto pare, vabbè. Cioè, diciamo che se mi aspettavo una lettura molto più leggera, un summer romance, un romance estivo che trattasse in maniera divertente di questi temi, mi sono ritrovata a leggere una storia di formazione, quella che si presume debba diventare una storia di formazione, un romanzo di formazione, però in maniera così superficiale, becera e realistica, e soprattutto mi ha annoiato, cioè tutto questo libro è estremamente noioso, almeno. Invece che andare a passo spedito e raccontarci questi temi, è noiosissimo,
ci ammorba col fatto che Monty ha una cotta per Percy da una vita, ma non parlano tra i due, cioè non si rivolgono la parola, però lui dovrebbe innamorarsi, cioè non ha senso. E dovremo seguire l'evoluzione di Monty, cosa che non avviene, e non so bene, cioè non seguiamo, cioè è proprio noioso. L'ho trovato estremamente noioso, non riesco a dirvi un altro termine. Quindi per me non più di, cioè, non più di due stelline, proprio tutto fallimentare. Invece l'ultima lettura di quest'estate del quale vi devo parlare è Crazy Rich Asians, ovvero Asiatici Ricchi da Pazzi di Kevin Kwan. Questo libro, allora devo dire, ero molto gasata dal film, non l'ho ancora visto. Però diciamo che ne avevo sentito parlare da anni, non ero, ero molto indecisa, non è il mio genere, è un romance, però non è solo un romance, insomma, morale della favola. Ho comprato la versione Kindle, me lo sono letta, con calma anche perché è un libro bello corposo, in 4-5 giorni, insomma, passavo le mie sere cercando di sapere qualcosa in più su tutta questa vicenda. Ed è quello che ho avuto. Il fulcro della storia di Crazy Rich Asians è la storia di Rachel Chu che si fidanza con Nicholas Yong, che è un ragazzo adorabile, vivono entrambi a New York da 2 anni, hanno una relazione, sono felicissimi e innamoratissimi e molti iniziano a pensare tra i loro amici che potrebbero iniziare a pensare al grande passo. Nicholas viene invitato al matrimonio di uno dei suoi migliori amici. Nicholas deve partire per il matrimonio di uno dei suoi migliori amici e perché deve farne da testimone e propone a Rachel di seguirlo con lui. E dovranno partire per Singapore, che è il luogo di origine della famiglia di Nicholas. E all'inizio Rachel è molto titubante perché entrerà, non sa nulla della famiglia di Nicholas, non gliene ha mai parlato, non ne sa niente. E Nicholas si è ben guardato dal farlo, cercando di sminuire molto tutto quello che ruotava loro attorno. Una volta arrivati in Asia, Rachel scoprirà che sono davvero una famiglia di pazzi, perché la madre di Nicholas non digerisce tanto questa nuova relazione con un personaggio del quale lei sa davvero poco. E oltre alla madre di Nicholas, scoprirà un mondo fatto di meccanismi che lei non conosce, nel quale non capisce neanche come muoversi, e in mezzo ai quali anche gli stessi protagonisti di queste storie, perché è un romanzo corale, quindi seguiamo vicende familiari. Noi seguiamo un romanzo corale, quindi dettato da più voci, dato da più punti di vista, non solo quello di Rachel e Nicholas. Scoprirà un mondo che a lei era davvero sconosciuto di famiglie così benestanti che non sono nemmeno immaginabili e nel quale si troverà avvinghiata. Allora, io ho dato 3 stelline e mezzo a questo volume, un paio di motivi, perché la fine cala un po', però devo dire che per tutta la mia lettura ero ipnotizzata. Non so, non è neanche il mio genere, però a me piacciono un po' le saghe familiari, mi piacciono queste storie composte da tanti punti di vista che raccontano un mondo che apparentemente è lontano, perché comunque ci spiega in maniera molto dettagliata lo stile di vita, le varie anche suddivisioni tra popoli asiatici e come ognuno vede l'altro, perché ci sono anche forme di razzismo nei confronti di diverse popolazioni, provenienti ad esempio dall'interno della Cina rispetto magari a chi vive sulla costa della Cina. Per me è stato molto interessante questo aspetto del libro, come è stato interessante vedere come tutto fosse codificato, tutto fosse studiato, tutto fosse preparato per distruggere la figura di Rachel in questo mondo che purtroppo, per colpa di Nicholas, lei non ha avuto il modo di conoscere, di prepararsi e quindi di sapere come difendersi, sarà il motivo che ovviamente porterà una grossa crisi nella coppia. E l'ho trovato un romanzo inaspettato, assolutamente, mi è piaciuto molto. Adesso non gli ho dato un voto altissimo perché ci sono alcune parti che non ho ben capito come si inserissero all'interno della storia. Ci sono dei punti di vista di parenti che forse aggiungono poco o comunque sarebbero potuti essere risolti tramite la visione di qualcun altro. Però devo dire che inaspettatamente mi sono ritrovata a divorare le sue pagine. Ed è un libro veramente parecchio denso, molto lungo e mi è piaciuto molto. Devo dire, sono inaspettatamente innamorata di questi asiatici ricchi da pazzi. Mi è piaciuto soprattutto che ogni personaggio abbia la propria voce, quindi il modo di esprimere e di conoscerlo
dentro questo universo, perché Rachel la conosciamo come una ragazza che in America è stimatissima, eccetera, e la vediamo come un pulcino appena uscito dal guscio una volta arrivato in Asia, visto tutte le difficoltà, ma che non demorde nell'affermare chi è e la sua identità e quello che è stata per sempre, anche se dovrà affrontare grosse crisi, grosse rivelazioni. Allo stesso tempo ho faticato a capire il personaggio di Nicholas per alcuni versi, perché è quello che forse secondo me non capiamo tutti fino in fondo, mentre invece altri personaggi mi sono sembrati estremamente interessanti: la cugina Astrid, la madre Eleanor, tutti. È un romanzo veramente di respiro molto pretenzioso, probabilmente a prima vista, a prima letta, perché comunque ci sono uno schema familiare da seguire che noi dobbiamo riuscire a decifrare. Si parla di quattro famiglie sterminate principali, quindi sono tipo quattro famiglie enormi che noi seguiamo in tutta questa storia. Non è semplice, me ne rendo conto, e sarà la difficoltà principale. Però io avevo letto tantissimi anni fa il Circolo della Fortuna e della Felicità, che tra l'altro vi consiglio il film se riuscite a beccarlo, perché è un film che fa piangere tutte le vostre lacrime. Quando siete tristi, guardate quello e vi sfogate. Il libro era molto simile a questo, nel senso, come narrazione, quando si parla di una saga familiare ambientata anche in Asia, non mi ha sconvolta, non mi ha messo troppo in difficoltà, anche il fatto di avere tanti punti di vista, di nominare tantissimi personaggi. In più, uno, dopo aver letto Song of Fire and Ice, ovvero Game of Thrones, tutto diventa un gioco da ragazzi per capire chi è chi, nome di cosa, nome, cose, città. Insomma, sono stupita dal fatto che mi sia piaciuto molto, sono piacevolmente stupita, quindi approvatissimo. Niente, io direi che queste sono tutte quelle cosine che ho letto quest'estate, molto buone, molto non buone, insomma, sono tutte cose un po' disparate, anche molto lontane dal mio genere di riferimento, che è sempre il fantasy e lo young adult, ma devo dire che sono soddisfatta, anche nei molto bassi, devo dire che comunque c'erano argomenti di discussione, come sempre, anche nei picchi, insomma. Cosa avete letto voi quest'estate che vi è piaciuto molto, ad esempio, che così sono curiosa, le aggiungo in TBR? Fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente tutti i link li trovate giù nell'info box se siete curiosi per fare i vostri acquisti Amazon. Ricordatevi che io ne percepisco una piccolissima percentuale, e se non l'avete fatto ancora, mi raccomando, iscrivetevi. Io come sempre spero di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!